Avanzato in Sekiro? Bella domanda, non ne ho idea. Facciamo che vi faccio vedere dove sono arrivato. No? Dai, che io voglio andare avanti. Vado avanti, non lo inizio, quindi... Allora, ci sono tre vie. La strada per il castello, che è questa qua. E come vedete lì ci sono cinque nemici normali e un mini boss. Quella zona lì sarà l'inferno da fare, l'inferno. E poi c'è quella strada lì dove ho battuto su quella, da quella pagoda là, un mini boss. E poi, seguendo questa strada lì, c'è un'altra strada con una cosa terribile che forse vi posso far vedere perché... Ho sbloccato il checkpoint. Qua, abisso senza fondo si chiama, non l'avevo visto. Oh no, è di nuovo lo scolo, bastardi. Qua, guarda che cazzo c'è lì. No, io non voglio andarci lì. No, no, vado a fare il castello perché due ambientazioni sottoterra non ce la posso fare. All'aria di uno che ti fa le chiappe a tarallo. Sì, le chiappe a tarallo non l'avevo ancora mai sentito. E c'hanno già il buco, quindi a posto. Allora, andiamo a fare il castello, che anche questa parte non è facilissima. Perché sui tetti c'è una merda di nemico, eccolo là. Che tira quei cazzo di... Non so cosa sia successo, ho già perso metà vita. Ok, con loro basta essere aggressivi e si può fare, senza dover schivare un cavolo. Ok. So che duri questi. Devo correre, devo correre. Voilà. Merda, però come... come... M'ha visto? Ma dai! E dai! E dai! Dai! Porca puttana questi qui! Questo è un mini boss. Dio mio, la telecamera. Devo riuscire a non farmi vedere da quei cosi. O devo ammazzarli tutti. Forse riesco a non farmi vedere. Perché io l'ho già provata una volta questa zona qua. E i cecchini non è che mi avessero visto. Quindi in teoria non mi hanno visto. No, non è vero! Bastard! Lì, guardalo che è lì. Il maledetto. L'ho mancato! Come hai fatto a colpirlo di lì? Coglione! Vaffanculo. Sì, vabbè, ma quanti sono? Vabbè, ma ha visto anche l'altro. Dai. Sono caduto! No, col... Vaffanculo! Gli ho fatto un salto sulla fronte e è caduto all'indietro. Ho fatto lo sgaggio. Guarda lì. Lupo? Cazzo, è andato! A parte il fatto che mi piacerebbe fargli un backstab a questo signorino per togliergli almeno una barra di vita. Non vedo la telecamera. Dai, vai indietro così, vai indietro. Ci ho provato. Dai, almeno una barra. Vai. State fermi tutti voi. Cazzo, tutti fucilieri sono sti bastardi. No. No. Ah, facciamo così. Facciamo così. Ciao, bello. Con calma, con calma. Quanta vita mi ha tolto, scusami. No, ho sbagliato a schivare. Tutto ti sto parando, bastardo. Yes. Yes. Che orgasmo ogni volta, ragazzi. Scommetti 10 euro che hai chiuso? Quindi devo passare per forza dalla parte dei cecchini. Perché mi segna... Dove me lo segna? Sai cosa mi ha ricordato? Mi ha ricordato quell'NPC di Morrowind, quello che c'è nelle primissime strade principali. Che senti? E vedi cadere questo qua dall'alto e muore spiaccicato. E leggi che ha inventato le scarpe che volavano, no? A me aveva preso in pieno e l'ho parato per miracolo. Sì. Steve.
perfetto, andiamo avanti. Ah, però, c'è una bella statua. In questa zona vai stealth. Beh, vediamo com'è. Merda, ma è velocissimo! Oh mio Dio! È un animale! Scusami! Scusami! Oh mio Dio! Che errore che ho fatto. Cazzarola, quanto sono forti qua. Ecco perché, Matthew. Questi sono pazzi. Veramente. Però possiamo fare questo. Come in Otogi. Che bello. Ok, permesso. Ci sarà da ridere con questi. Però tutti uguali, From. Tutti uguali. Ecco perché il gioco pesa 12 giga. Qua è proprio da fare stealth. Questo è un tutorial per fare le cose stealth qui. Cioè la testa gli è diventata un pranzo al sacco. Qui si può andare giù, però c'è una trave che potrebbe reggere. Ma quella a me sembra un'arena di un boss. Super shinobi, grande shinobi. Chi ammazziamo? Voi siete quegli stronzi deboli. Ho ammazzato quello giusto. Mi piace il colpo da sotto l'ascella a dentro la gola. Ti prego, dimmi che è una scorciatoia. Ti prego, dirmi che è una scorciatoia. Alla faccia del portone. Dove siamo? No, questa non è una scorciatoia. Non mi riposo ancora perché voglio capire dove cazzo siamo. Cosa fa? Cosa fa? Oh! Ah, un mercante! Fortezza di ferro. Un ventaglio di ferro da lontano occidente. Adattabile alla protesi. Ah! Colpo mortale antisalto. Cazzo! Un bacio capatonda! Il pugno di lato fortissimissimo. Allora lo prendo perché sono la cosa più bella di tutto il gioco. Gli oggetti per il braccio. È uno scudo secondo me questo. Quindi qua abbiamo finito. Chi è? Ma da quando c'eri qui? Ma scusami. Quindi è soltanto una zona da liberare per il mercante. Scusa? Chi è che mi ha visto? Oh, questo rompe i coglioni. Questo rompe i coglioni perché è gigante. La telecamera! From! Una merda di volta! Quanti soldi ti avrò dato io? Metti a posto ste telecamere! Cazzo, che fatica questo. Come mai ogni tanto ne spunta fuori uno difficilissimo a caso in mezzo ai nemici normali? Bastardo. Si può andare in acqua. Ed è anche David Hasselhoff nel film di SpongeBob, guarda. Però... se mi avete detto di tornare indietro. Guarda, allora torniamo indietro. Mi sembra Nioh in queste zone qua. O anche un po' Throne of Darkness. Ah, bravi, sì. Grazie. Cazzo, non l'avrei mai visto. Con la luce che c'è qua vedo nero lì. Madonna mia, questi infestati. Quanti? Ok. Rilassiamoci un attimo. Dammi delle compresse. Bravo. Bravissimo. C'è un ricordo qua. Ma guarda dov'era. Nella soffitta. Oi. La vedo male. Ah, non si è stannato. Sta cosa che ogni tanto col simbolo rosso sopra si stannano e a volte no. Guarda, Madonna. Ok. Sono pronto. Eccola. Finalmente possiamo. E mo lo faccio pure io, bastardo. Guarda lì. 1v1 al Baron. Vai, ma ha tolto tutta la vita però. Che cazzo. Va bene. L'ho preso. I pugni mi tira. Era una merda incredibile, ragazzi. Cosa vi ho detto? Il loro fulmine proveniva dagli dei della sorgente e non poteva essere fermato normalmente. Resta lontano da terra e tenta un'inversione del fulmine. Cosa sta diventando questo gioco? Oh no, è un boss vero, quindi. Ne dubito, lupo. Questa ambientazione è fighissima per una boss fight. Merda! Ha caricato una mossa speciale a, così, a caso. Madonna! Sei una bestia! Ok. Oh no! T'ho parato però, eh?
Guarda che imbattimenti quando prendi il ritmo, che fighi che diventano. Yes. Ok. Ah, ovviamente non erano a fondo. Oi. Oh no, eccolo. Bellissimo. Arena bellissima. Ce l'ho fatta! Avevo una fase sola? Una fase, una barra di vita sopra? Solo sola? Oddio. Beh, giustamente, forse anche lui non può morire. Lo Sharingan. Quindi è andato via. Poi guardo giù ed è lì spiaccicato. Aiuto. Ok. Figa, è stata una bellissima boss fight. Va bene, ragazzi. Grazie a tutti per essere passati. Ci vediamo mercoledì, sempre qui, dalle ore 14, ma non è mai vero, perché inizio almeno con 20 minuti di anticipo. E grazie mille per essere passati. Buona serata. Ciao.